Roberto Gimelli, è partita la settimana del CIEC in vista della gara, del derby contro il Tolfa. Come sta questa squadra, capitano, dopo la sconfitta brutta dal punto di vista realizzativo che c'è stata sul campo della Vissertena? Sì, abbiamo perso contro, direi, la squadra, a mio avviso, più forte del campionato, quindi insomma è un... Di certo non possiamo essere contenti del risultato perché insomma, abbiamo preso 5 gol, però di tutte le squadre che ho visto è quella che mi ha fatto la migliore impressione, quindi perdere in quel campo, dico che non... insomma, Civitavecchia non sarà l'unica squadra a farlo. Sentite un po' già la febbre del derby? Dopo quella fortunata con la Dispoli, adesso c'è quella contro il Tolfa, che davvero arrabbiato, 5 sconfitte consecutive per i biancorossi. Ma noi la prepariamo alla stessa maniera, insomma, poi il fatto che sia un derby, è chiaro, mette un pizzico di pepe in più a questa partita, però la nostra preparazione alla partita sarà sempre la solita. Avete 27 punti in classifica, 5 di vantaggio sulla zona playout e ancora di più per quanto riguarda la lotta per evitare proprio la post-season. Quanti punti mancano secondo te per conquistare la salvezza? Ma penso che, insomma, visto la media che c'è stato finora, con 40 punti si dovrebbe essere tranquilli, però è un'ipotesi ancora lontana perché mancano 12 partite, quindi può succedere di tutto. Però forse è meglio mettersi subito alle spalle il discorso di retrocessione e poi regalarsi un finale di stagione tranquillo. Sicuramente quello che ci auguriamo tutti è di poter fare più punti possibile in queste partite per poter poi arrivare, insomma, un po' più tranquilli nelle ultime partite.